Nel bellissimo racconto della Genesi, Dio ha creato l'umano. Lo ha creato guardandosi allo specchio, lo ha creato a sua immagine, la somiglianza invece è l'umano a doverla fare. Ed è interessante perché noi sappiamo poi dopo Gesù Cristo che Dio è Trinità, cioè comunione, danza, relazione. Certo, l'umano non può essere contento, non è contento perché è solo, perché se è fatto immagine di Dio che è relazione e non ha nessuno con cui relazionarsi. E così Dio si trova in un gran pasticcio, avete sentito, perché non sa tanto come fare. Questo umano che in sé porta tutto il maschile e tutto il femminile, questo umano che sembra essere bastante a se stesso, in realtà si scoprirà annoiato, perché oltre a Dio non ha nessuno con cui relazionarsi. Ecco allora che Dio ha un'idea molto semplice, molto bella, il racconto è straordinario. Tutto quello che è vivente, le piante, gli animali, sarà l'umano a dargli il nome. E così l'umano vede un animale e dice questo è una capra, vede un altro animale e dice questo è un elefante, vede un albero e dice questo è un leccio e così via. Dovete sapere che in Israele dare il nome significa conoscere l'essenza, cioè sapere chi sei veramente dentro, cioè andare oltre l'apparenza. Quindi è un po' come se, ed è così, l'umano fosse molto simile a Dio, gli manca solo un aspetto che è la conoscenza del bene e del male, ricordate poi come andrà il racconto della tentazione. Ma nonostante questo, in questo rapporto in cui mai come prima egli è simile a Dio, Dio crea e lui identifica, conosce, sa, è un rapporto però sbilanciato. L'umano è al vertice della creazione e dà il nome e conosce e sa tutto quello che è sotto di lui e le cose non vanno bene. Allora Dio dice, orca miseria, non va proprio. Allora non c'è che una soluzione. Dice, farò come un avversario di fronte a lui, come un altro di fronte a lui, non sottomesso a lui. Il termine ebraico che viene utilizzato indica una contrapposizione, una quasi ostilità, indica una tensione. Cioè l'unico modo che Dio ha per far uscire fuori dal tedio, dalla noia, dalla rassegnazione l'umano è quella di creargli una mancanza, qualcosa che gli manchi, qualcosa che lui debba in qualche modo cercare. E così, dopo aver visto che questo discorso del dare nome non è sufficiente, non ha che una soluzione più drastica, quasi drammatica. Fa addormentare l'umano e lo scinde in due. Gran parte delle nostre traduzioni, andate a vedere la vostra Bibbia, dice che prende una costola. Come dice benissimo il rabbino medievale Rashi di Troyes, non è che una delle traduzioni. Più corretto sarebbe dire lo divide a metà, lo taglia in due, come due stipiti di una porta. È un'immagine bellissima. L'umano diviso in uomo e donna è uno di fronte all'altro, come Dio aveva chiesto, ma c'è una distanza e questa distanza crea uno spazio per entrare. Questa distanza crea un architrave da appoggiare, che è la relazione. Insomma, la soluzione che Dio ha è dividere dall'umano il maschile e il femminile, perché l'uno cerchi l'altro e l'altro cerchi l'uno. Solo da una mancanza, solo quando sperimentiamo nella nostra vita che non siamo pienamente soddisfatti, possiamo alla fine cercare qualcosa, cercare una risposta. Ecco allora che l'uomo questa volta si sveglia, vede la donna e gioisce pienamente, finalmente, qualcosa che mi soddisfa, perché non è più sottomessa a lui, ma è di fronte a lui, è qualcosa che lui non sa, è qualcosa che lui non conosce. Perciò il cammino sarà da adesso in avanti quello della ricerca, quello della conoscenza. Questa è una delle più belle definizioni di quello che è un rapporto di coppia, un rapporto affettivo, emotivo. Laddove ci si innamora di qualcosa che non abbiamo, laddove cerchiamo qualcosa che non abbiamo, non cerchiamo lo specchio di noi stessi, laddove ci si innamora di qualcosa che è completamente diverso da noi. Il maschile cerca il femminile cerca il maschile, ma non per sottometterlo, ma per completarsi. Ecco, questa è un'immagine straordinaria di quello che Dio aveva in testa. Però, visto che, come dicono benissimo i rabbini, la Sacra Scrittura 70 volte c'è un altro modo
di interpretare questa parola ed è meno simpatico, decisamente. Perché leggere attentamente il testo, le cose non vanno poi così tanto bene. Cioè esiste anche una versione un po' più piccante, un po' più negativa, perché avete visto che qualcosa non funziona. Ora, l'uomo, il maschio, dormiva mentre è avvenuta questa scissione dell'umano, quindi non sa assolutamente nulla di quello che è successo. E invece si sveglia come se sapesse tutto. Non riconosce che l'altro, la donna in questo caso, gli è portata da Dio. Cioè è un mistero, lui non sa da dove viene, non sa che è una parte di sé. Allora dovrebbe con onestà dire, qui è successo qualcosa ma non ho capito bene cosa sia successo. Invece no, si alza, si sveglia e dice di sapere, identifica, definisce, racconta chi è colei che sta di fronte a lui, anzi, terribile, la descrive in funzione di sé, questo è osso delle mie ossa, carne della mia carne, è tirata fuori da me, cioè so bene chi sei, so bene da dove vieni, tu sei un pezzo di me, tu sei un mio prolungamento, non altro da me, non di fronte a me. E questo è un po' una catastrofe, perché Dio voleva creare una solitudine, un vuoto, voleva creare un'assenza per suscitare una curiosità che portasse verso la conoscenza. E l'uomo invece non regge questa tensione e fa finta di sapere tutto, fa finta di conoscere. Cosa sa il maschile del femminile? Ben poco. Cosa sa il femminile del maschile? Ben poco. Molto spesso viaggiamo per stereotipi, per cose che pensiamo che siano. Noi maschi sappiamo che le donne sono così, cos'ha e cos'ha. Le donne sanno che i maschi sono così, cos'ha e cos'ha. In realtà manca completamente il senso dello stupore, il senso della meraviglia, il senso del non dovuto. Che pasticcio. E la cosa ancora più grave è che la donna tace, non dice niente, sembra farsi andare bene questo inquadramento, questo incasellamento, sembra farsi andare bene quello che l'uomo crede di avere capito. Ah, non va proprio questa storia. Ecco allora che, ci dicono i biblisti, interviene il redattore. Di solito quello che scrive il redattore racconta, non dà mai una sua opinione. Invece in questo caso interviene al capitolo 2 della Genesi, dice perciò, come dire, davanti a questo pasticcio c'è una soluzione, perciò l'uomo lascerà la sua famiglia, suo padre e sua madre, si attaccherà alla sua donna e i due saranno una carne sola. Cioè, per superare questo tentativo di normalizzazione del maschio e della femmina, l'uno che cerca di conoscere e l'altra che si fa andare bene così, non c'è che un triplice movimento da fare: lasciare la propria idea di famiglia, quello che abbiamo in testa. Tutti noi proveniamo da un padre e da una madre e vogliamo o imitarli o discostarcene completamente. No, lascia stare. La seconda è attaccarsi, cioè una relazione profonda di affetto, di condivisione con l'altro, e la terza è condividere la nudità. Sapete che la carne nella Bibbia non ha nulla a che fare col sesso, questo è un po' l'afisima di noi cattolici. La carne nella Bibbia, nell'Antico Testamento, indica la parte debole, la parte fragile, cioè il modo per imparare a conoscere l'altro è ammettere che non ne sappiamo nulla. Il modo per imparare a conoscere noi stessi e gli altri è quello di ammettere che esiste una fragilità che non possiamo colmare. Ecco allora che in questa prima splendida narrazione di quello che è uomo e donna all'interno della Bibbia c'è già un po' tutto. C'è già il fatto che il maschile e il femminile che si cercano, che si integrano, che mantengono la loro diversità, sono contrapposti non uno sotto l'altro, come di nuovo vorrebbe fare l'uomo rispetto alla donna, ma uno di fronte all'altro. Quindi con una diversità di vedute è finalizzata però a tonare un'unità in colui che ci ha creato, sempre per rifare questa bellezza magnifica di questo Dio che all'inizio ci ha creati. Perché mi sono dilungato oggi su questo? Perché allora possiamo capire benissimo il Vangelo. Perché questo è il sogno di Dio, perché questo è ciò che Dio aveva in mente quando ha creato l'umano e poi lo ha scisso in maschile e femminile, quando lo ha diviso in uomo e donna. E non è allora accettabile, secondo Gesù, questo ridurre questa relazione, questo mistero, questo stupore a regola,
ha via d'uscita, ha scappatoia, ha è giusto, non è giusto, è lecito, non è lecito. A Gesù viene posto un quesito assolutamente maschilista, sessista, attribuendo a Mosè questa legge, i contemporanei di Gesù, se i maschi volevano, se potevano, rimandare a casa la moglie, anche per una stupidaggine, la compagna, anche perché non sapeva cucinare o perché, che ne so, si era tolta il velo dai capelli di fronte agli altri, o era intervenuta senza essere interrogata, cose così, cose che risentono pesantemente qui e peraltro in molte altre culture, di quello che è lo sbilanciamento che storicamente si è venuto a creare in certe culture fra il maschile e il femminile. Beh, quando gli apostoli e gli altri dicono, ma è così, no? Cioè non è che adesso tu ci cambi anche questo, Gesù dice, ma voi fate pure quello che volete, Dio non l'ha pensata così. Io credo che sia questo lo straordinario messaggio di oggi. È difficile essere coppia oggi, è difficile uscire dal pantano della regola, la coppia regolare, irregolare, giusto o non giusto, eccetera, eccetera. Gesù, secondo me, ci pone ad un altro livello, cioè dicendo, ma certo che è difficile, però Dio ha avuto un'idea quando l'ha pensata. Il maschile e il femminile allora diventano l'opportunità che abbiamo di scatenare in noi il desiderio della conoscenza profonda di qualcuno che è diverso da noi. È difficile in questo momento parlare di maschile e di femminile, è difficile parlarne seriamente, serenamente, è difficile parlare di una logica di coppia senza cadere in una specie di legalismo, in una specie di casistica, in una specie di contrapposizione che sinceramente, lo dico con molta serenità ma anche con molta forza, non si trova così come noi la facciamo dentro la scrittura. Allora, come dire, lasciamoci affascinare dal sogno di Dio, perché è possibile vivere una relazione che ci porta a fare esperienza di Dio nella gioia della diversità di quello che siamo. Buona settimana, buona domenica. Thank you.